Una notizia che non avremmo mai voluto dare. È morto a Bergamo il prefetto Giuseppe Caruso, conosciutissimo ad Ispica e Pozzallo. Aveva 72 anni. A stroncarlo è stata una polmonite fulminante. Il prefetto Caruso è stato questore a Palermo nel 2006, l'anno in cui fu arrestato Bernardo Provenzano. Nel 2010 fu scelto come prefetto del capoluogo siciliano. Infine è stato anche direttore dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati. Ai familiari la vicinanza di Radio Dimensione Musica. Lo vogliamo ricordare facendovi ascoltare la sua voce nell'intervista rilasciata 2 anni fa alla nostra radio, concessa a Piero Giunta in occasione dell'anniversario della morte di Giovanni Falcone. Ascoltiamo la voce del prefetto Giuseppe Caruso. Prefetto Giuseppe Caruso, oggi ricorre il 27° anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Ricordiamolo, Giovanni Falcone ha combattuto la mafia in prima linea, insieme a Paolo Borsellino e ad altri magistrati. Prefetto Caruso, che insegnamento ci ha lasciato Giovanni Falcone? Ma è una cerimonia che si svolge tutti gli anni ed è giusto che si svolga tutti gli anni perché la memoria è un valore assoluto che soprattutto deve riguardare i giovani che magari non hanno vissuto i tempi di quell'esperienza. Io ho avuto modo sia da questore di Palermo che da prefetto di Palermo di in parte contribuire ad organizzarla. E ha sempre un suo e deve avere un suo grande significato, soprattutto per i giovani. C'è la Fondazione Falcone, capeggiata dalla sorella del magistrato eroe, del magistrato Giovanni ucciso, che utilizza anche le navi perché il numero dei partecipanti, mi riferisco agli studenti, sia sempre più consistente perché a loro è diretto il ricordo di questo eccidio. Purtroppo anche quest'anno le recenti polemiche ce l'hanno confermato, il rischio che sta sempre dietro l'angolo è che per alcune persone si trasformi in una sorta di passerella ed è questo quello che bisogna evitare. Io metterei al centro ogni volta di questa iniziativa i giovani, nel senso di parlare di mafia, parlare del sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie e della scorta, parlare di loro per dare testimonianza di quello che questo grande nostro conterraneo ha fatto per la mafia, prima dopo averla capita, perché parlare di mafia è importante perché prima bisogna conoscerla, dopo che la si conosce la si può convenientemente combattere. Lui è riuscito a conoscerla bene tramite soprattutto la testimonianza di quel noto pentito che è Tommaso Buscetta, che svelò tutti i segreti e soprattutto tutta l'organizzazione di Cosa Nostra palermitana. Questo ha aiutato moltissimo Falcone, che poi con la sua grande professionalità è riuscito a imbastire un processo che ha consentito di condannare tutti gli stragisti. Lei è stato prefetto di Palermo, è stato l'uomo che ha catturato Bernardo Provenzano. Le chiedo, prefetto, se per combattere la mafia ci vogliono uomini eroi come Falcone e Borsellino o semplici cittadini che fanno il proprio dovere, magari denunciando. Sì, propendo per la seconda ipotesi, non abbiamo bisogno, è guai ad avere bisogno di eroi, cioè di gente che deve dare la vita per fare valere i sentimenti che devono essere alla base della democrazia, del vivere, della quotidianità. Guai a cercare gli eroi. Falcone e Borsellino, come anche altri servitori dello Stato, lo sono state, ma sicuramente non volevano essere eroi. Era gente che amava la vita, come l'amiamo noi, però aveva, anche una voglia di fare fino in fondo il proprio dovere. Erano uomini, sono eroi tuttora perché hanno avuto
paura, come è giusto che sia, perché bisogna avere anche il coraggio di avere paura, non ha paura solo l'incosciente, però la paura non deve condizionare. Loro non si sono fatti condizionare dalla paura, hanno lottato fino in fondo, hanno fatto il loro dovere fino in fondo, purtroppo l'hanno dovuto pagare con la vita. Io ritengo che fare antimafia significa fare ciascuno il proprio dovere, ciascuno nel proprio ambito, secondo le sue competenze, non necessariamente facendo grandi cose. C'è chi è preposto istituzionalmente a contrastare la mafia, anche militarmente, c'è anche chi la mafia non la deve contrastare come istituzione, come dovere, ma semplicemente facendo il proprio dovere, e facendo il proprio dovere si può contrastare indirettamente il malaffare. La mafia era più forte ieri quando si sparava e uccideva, è più forte oggi, nascosta tra i cosiddetti colletti bianchi. La mafia è stata sempre pericolosa, oggi lo è ancora di più, anche se non ci sono le esternazioni che danno fastidio della mafia, e cioè le gambizzazioni, le uccisioni, i ferimenti, le lupare bianche. Paradossalmente adesso che si spara di meno, che magari ci sono molto meno morti ammazzati, la mafia fa i suoi affari in maniera più totalizzante. Noi ci preoccupavamo quando non c'erano i cosiddetti regolamenti di conti. Significa che c'è una pax mafiosa quando non si ammazza, e quando c'è la pax mafiosa significa che si fanno affari, e purtroppo gli affari si fanno alla grande, e lo stiamo vedendo specialmente in questi momenti storici particolari, attraverso l'infiltrazione nelle pubbliche amministrazioni, attraverso la corruzione, che è diventato effettivamente ora come ora il metodo mafioso per acquisire illecitamente ricchezze. L'ultima domanda, prefetto. Lei oggi va nelle scuole a parlare ai giovani, tiene conferenze per sensibilizzare sul problema mafia. Ecco, cosa dice loro? Qual è il suo messaggio? A me fa molto, ma molto piacere adesso dedicarmi esclusivamente ai giovani, a interloquire con i giovani. Io non insegno ai giovani, nessuno deve insegnare niente a nessuno, bisogna parlare, dialogare, fare conoscere la mafia. Io mi sono occupato di criminalità comune, di criminalità organizzata, di terrorismo, di ordine pubblico, per tutta la mia carriera professionale. L'ho fatto nel chiuso del mio ufficio, l'ho fatto nelle vie, nelle piazze, nelle aule universitarie, nelle aule scolastiche. Adesso preferisco farlo, continuare a farlo nelle aule scolastiche, perché credo che il futuro dei giovani sia quello che può condizionare la fine definitiva della mafia. Perché dico questo? Perché ora come ora le forze dell'ordine, la magistratura, a mio giudizio, hanno combattuto e combattuto egregiamente la mafia. Abbiamo vinto numerosissime battaglie sotto il profilo repressivo, abbiamo battuto, perché la conosciamo bene, la mafia militare. Quello che non abbiamo battuto fino adesso è la cultura mafiosa, e allora la mia stella polare, le mie stelle polari sono due aforismi, uno di Giovanni Falcone, che ha detto che la mafia è un fenomeno umano, come tutti i fenomeni umani ha un inizio, ha avuto un prosieguo, avrà una fine. Io credo che avrà questa fine, ma questa fine ancora sembra lontana. Per arrivare a questa conclusione, cioè alla battaglia che conclude questa guerra, a mio giudizio occorre attuare, rendere concreto l'altro aforisma di un grande nostro corregionale, Gesualdo Bufalino, che alla domanda "ma come mai con tutte queste battaglie vinte dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, la mafia continua a prosperare, a differenza del terrorismo interno che tutto sommato è stato debellato, e la mafia che ha avuto inizio addirittura dopo l'unità d'Italia ancora continua a prosperare?" Perché
perché ha risposto Gesualdo Bufalino, a questo punto occorrerebbe non tanto un esercito ma, di militari o di poliziotti, occorre un esercito di maestre. Io ritengo e ne sono convinto, pur restando fermo il principio che la mafia militare va sempre contrastata e deve essere, e non bisogna mai abbassare la guardia da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, sono però convintissimo che adesso il corpo docente, che è quello che crea le coscienze agli uomini del domani, agli studenti, deve aiutare tutte le altre istituzioni a far crescere questa cultura nei giovani che hanno davanti a loro nei banchi di scuola, e che questo corpo docente può essere la istituzione ultima che consente di debellare la mafia. Io ripeto, sono convinto, mi batto per questo, sono felice di andare a confrontarmi con gli studenti, e le dico di più che proprio per l'importanza che attribuisco al corpo docente di formare la coscienza civile dei giovani, sono convintissimo che ora come ora è l'istituzione, la scuola, che tra le più importanti, se non la più importante in questo momento storico, che può contribuire a mettere la parola fine alla parola mafia. Grazie prefetto. Prego. Ringrazio il prefetto Giuseppe Caruso, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.